Salve amici di YouTube, colpi per pistole a salve calibro 9 mm, fiocchi contro Victory Sport. Andremo a provare queste due marche diverse con questa Bruni 92. Ci tengo a ringraziare Danilo Mancino che ha avuto l'idea per questo format. Prima di continuare con il video, mettete un bel like per aiutarmi a divulgare questo video ed iscrivetevi attivando anche la campanellina per essere costantemente aggiornati sui prossimi contenuti. Come sempre, ci tengo a sottolineare che la pistola a salve che useremo in questo video è di libera vendita, quindi di tipo top firing con tappo rosso alla volata della canna che è parzialmente otturata e sfiato del top firing per far uscire i gas di sparo. Come andremo a fare questo test? Metterò alternate nel caricatore una Victory Sport e una Fiocchi, una Victory Sport e una Fiocchi e una Victory Sport. 5 colpi nel caricatore. E andremo a vedere quale delle due fa un botto più forte e il comportamento della pistola a salve con i diversi colpi. Intanto apriamo le due scatole, Fiocchi e Victory Sport. Allora, mettiamo prima una Victory Sport che sarà la quinta sparata, poi alterniamo con la Fiocchi che sarà il quarto colpo sparato, Victory Sport che sarà il terzo colpo sparato, Fiocchi secondo colpo sparato e la Victory Sport che sarà il bossolo ad aprire la fila. E ora seguitemi per la prova di sparo. Che dire, a parte che la Bruni 92 è una garanzia, entrambe le marche di colpi si sono comportate bene. Le Victory Sport fanno un botto leggermente più forte, spero che si senta dalla prova di sparo, ma non c'è solo questa differenza, la differenza che mi ha colpito di più è la diversità proprio del rumore. Le Victory Sport, diciamo, hanno una voce un po' più acuta, mentre le Fiocchi hanno una voce un po' più grave. Non è proprio evidente il tono diverso delle due marche di colpi a salve, però dal vivo ho sentito questa leggera differenza. Spero che si senta anche nel video. Quale consiglio delle due? Beh, tutte e due, quelle che vi piacciono di più. Prima di salutarvi, vi vorrei consigliare sulla piattaforma blu un gruppo chiamato Armi e Pistole a Salve, in cui ci sono caricati i miei video e in cui ci sono tanti appassionati e possessori di pistole a salve. Su Insta potete trovare la pagina principale della Bruni Guns. E sempre su Insta seguitemi Anthony-YT-92. Detto questo, spero che il video sia di vostro gradimento e se così è stato, mettete un bel like ed iscrivetevi per essere costantemente aggiornati su nuovi contenuti o su nuove recensioni. Un saluto e al prossimo video. Ciao!